Il programma è presentato da La missione del servo. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui e gli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono. Non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra. E le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita, è l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Io sono il Signore, questo è il mio nome. Non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli. I primi fatti, ecco, sono avvenuti, e i nuovi io preannuncio. Prima che spuntino, ve li faccio sentire. Ah.
Quello del capello è un mondo complesso che sempre più necessita di formazione, metodo e conoscenza. Non sapete quale prodotto utilizzare? O quale sia il prodotto più adatto? Io vi aiuterò in questo. Si farà un'analisi dettagliata con la microcamera sia della cute che del capello. Vi verrà fatta una scheda cliente dove da lì prenderemo tutti i vostri dati e mese per mese seguiremo l'evoluzione e l'avanzamento del trattamento. Abbiamo sviluppato inoltre un modello di consulenza digitale creando un profilo personale. Offriamo un servizio di vendita diretta con consegna, un supporto all'utilizzo domestico del prodotto. Contatta direttamente il nostro salone o segui la pagina Marta Taglioni Spa per Capelli. Marta Taglioni, la vostra spa per capelli. Natura e salute, le migliori soluzioni per la vostra bellezza. I capelli sono uno degli elementi del nostro corpo con cui comunichiamo di più. Il colore poi è il tema d'eccellenza. Ma agenti chimici aggressivi spesso rovinano il capello e creano sensibilizzazioni cutanee. Per questo naturalmente crea due soluzioni di colorazione. Tone Color è la nostra colorazione vegetale. La sua caratteristica è di essere composto da olio di jojoba, olio di ricino, oli essenziali di arancio, acido oleico ed è privo di sostanze petrolchimiche. Non abbiamo nickel né parabeni, in quanto l'olio è un grandissimo conservante di esso. Ora vi racconto del trattamento Color Plant Flower. Stiamo parlando di piante, foglie, radici essiccate e micronizzate, le quali vengono attivate semplicemente con dell'acqua calda ed il succo di agrumi. Il trattamento di colorazione Color Plant Flower è realmente una colorazione 100% biologica. Le caratteristiche di questi due trattamenti che maggiormente stupiscono sono quello di essere anallergici e ricostruttori del capello. Marta Taglioni, la vostra spa per capelli. Natura e scienza, la soluzione per la nostra bellezza.
l'ultima cena di Gesù. Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui. E disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio». E ricevuto un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno di Dio». Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me». E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me, sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito». Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E nacque tra loro anche una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse: «Il re delle nazioni, i re delle nazioni le governano e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove e io preparo per voi un regno come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vegliarvi come il grano, ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli». E Pietro gli disse: «Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte». Gli rispose: «Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi». Poi disse loro: «Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?» Risposero: «Nulla». Ed egli soggiunse: «Ma ora chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca, chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della Scrittura». E fu annoverato tra gli empi. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento. Ed essi dissero: «Signore, ecco qui due spade». Ma egli disse: «Basta». Thank you.
Eccoci carissimi telespettatori, pronti per una nuova puntata di Cult Vision, una puntata davvero speciale perché torniamo a Cult Vision a parlare della Santa, della Santissima Pasqua. E con noi ovviamente abbiamo Suor Roberta Vinerba, teologa, direttore Istituto Superiore delle Scienze Religiose di Assisi. Grazie Roberta per aver di nuovo accettato. Ancora? Grazie a te di avermi chiamata, di ospitarmi. Sono contenta. Il nostro invito. E poi abbiamo con noi, come no, ci hanno accompagnati per Natale a Natale, Michela Seppoloni e Maurizio Vignaroli, musicoterapisti, che ci accompagneranno con Michela in modo particolare con i suoi bellissimi canti e Maurizio con la sua bellissima musica. Dunque, cara Roberta, un grande compito. Allora, io in anteprima ho letto alcuni versetti del profeta Isaia che appunto riguarda, che si trovano nell'Antico Testamento. Perché così come la nascita di Gesù Cristo è stata preannunciata anche la passione, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. È di questo che parleremo oggi. E poi alcuni versetti, perché ho scelto per questa Pasqua il Vangelo di Luca, poi tu lo spiegherai dal punto di vista teologico il significato del Vangelo di Luca, e ho cominciato con l'ultima cena. Ho lasciato parlare ovviamente la Bibbia, quindi seguiamo il modello del Santo Natale, ma parliamo della Santissima Pasqua. A te la parola. Tu hai letto il profeta Isaia, nel libro del profeta Isaia ci sono 4 canti del servo sofferente, vengono detti. Sono dei canti che narrano il tormento di un giusto sottoposto a supplizio, dal cui supplizio viene vittoriosamente rialzato da Dio. La comunità cristiana post-pasquale, quindi, dopo la risurrezione di Cristo, gli apostoli e la prima comunità cristiana hanno riconosciuto a posteriori in quel misterioso servo Gesù, la profezia di Gesù. Quindi è stato un riconoscimento posteriore, perché solamente dopo la passione, morte, risurrezione di Gesù è stato possibile per la comunità cristiana dare un volto a quel misterioso servo di cui Isaia aveva cantato. E infatti sono i canti del servo che vengono meditati, proclamati durante la Settimana Santa e il Triduo. E ricordiamo di quando è il profeta Isaia. Già profeta Isaia, siamo nel VII secolo avanti Cristo, VII secolo avanti Cristo, prima chiaramente della caduta di Giuda che avverrà sotto il profeta Geremia. Poi tu hai proclamato, hai letto l'ultima cena, mi hai detto, dal Vangelo di Luca. Esatto. Luca, uno dei 4 evangelisti, viene chiamato lo scriba della mansuetudine Christi, della mansuetudine di Cristo, perché infatti nella rappresentazione dei 4 evangelisti Luca è il bue, perché è un animale molto molto mite. Perché nel Vangelo di Luca noi troviamo le parabole della misericordia, la dramma perduta, la pecora perduta, il padre misericordioso. È il Vangelo nel quale in maniera particolare Gesù è presentato come colui che è l'annunciatore di Dio misericordioso, del cuore tenero di Dio. Ecco, quindi tu sei Isaia e Luca, che in fondo c'è una continuità in quello che stiamo dicendo, perché il servo di Isaia è nella sua mansuetudine, si lascia sopraffare, si lascia fare, potremmo dire, dal mistero dell'iniquità, così come canta, in qualche modo è narrato nel Vangelo di Luca, il ministero di Gesù, è il Vangelo della Natività, ecco, il Vangelo dei miti, dei poveri, dei servi di Yahweh, che era una categoria teologica
di coloro che hanno un cuore mite e confidano in Dio. Questo è il mio corpo, dice nell'ultima cena, che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Questo corpo è il sangue. Lo dobbiamo spiegare molto bene ai nostri cari telespettatori, tutti gli anni che Gesù è morto per noi, no? Cioè, da questo corpo è il sangue. Tre cose vorrei dire. Uno, che cos'è il Triduo Pasquale? Esattamente. Perché noi facciamo memoria della passione, morte e risurrezione di Gesù. Che cosa vuol dire fare memoria o fare un memoriale, che è più corretto anche? Infatti entriamo proprio nel Triduo Pasquale. Non è stasera un semplice ricordo, sai, io posso ricordare di quando ero giovane, però questo è qualche cosa che resta inefficace nel mio presente. Il memoriale invece è rivivere un evento che si compie nell'oggi, che anche oggi, in maniera, al momento della passione, morte di Gesù, questo è accaduto in maniera cruenta, cioè con lo spargimento del sangue. Ogni volta che è celebrato il Triduo, ogni volta che è celebrata l'Eucarestia, questo avviene in maniera sacramentale, cioè realmente oggi noi viviamo la passione, la morte e poi la risurrezione di Gesù, non in maniera cruenta. Questo vuol dire che ogni volta che celebriamo il Triduo noi usciamo nuovi, rinnovati completamente da questi tre giorni santi, perché realmente il Signore muore, patisce, muore e risorge in maniera, nei sacramenti della Chiesa. Cioè il memoriale è efficace. Descrivici un po' questi giorni, giovedì, venerdì, sabato. Sì, allora, che giovedì, fa Gesù in questi giorni? Perché è molto intanto importante. Intanto è un unico mistero. Esatto. È un unico mistero. Il Triduo. Come se fosse un unico tempo. È un unico giorno, tant'è che nel Vangelo di Giovanni questo è indicato proprio bene. È un unico giorno, è un unico mistero. Del giovedì è la Chiesa celebra il memoriale della messa in cena Domini, quella che viene chiamata l'ultima cena, la cena nella quale il Signore si dona, in qualche modo già compie la croce, però non in maniera cruenta come sarà il giorno dopo. L'ultima cena è il dono di sé del Figlio, infatti tu hai letto: io sono venuto per servire, il servizio di Gesù è dare la vita. Il venerdì celebriamo, poi c'è l'arresto il giovedì sera, quindi il giovedì è cena e arresto di Gesù, poi il venerdì è la morte, il mistero della morte e della discesa agli inferi, di cui magari dirò qualche cosa. Questo è molto importante, approfondisci. Sì. Lo vuoi che ti dica adesso la discesa agli inferi? Sì. Questo nella Chiesa d'Oriente è particolarmente sentito. Sai, la Chiesa d'Oriente non ha le icone della risurrezione in fondo, ma ha le icone della discesa agli inferi. E nel credo apostolico, che è il primo credo della Chiesa, noi diciamo: credo la risurrezione dai morti, Gesù risorse dai morti, discese agli inferi, salì al cielo. Che cosa fece agli inferi? Perché prima della risurrezione di Gesù, tutti coloro che sono morti prima di Gesù erano, diciamo, negli inferi, sono le categorie umane che noi balbettiamo chiaramente, cioè in attesa di venire liberati da Gesù che ha aperto i cieli e quindi i giusti sono con Gesù stati portati in paradiso nel seno del Padre. Cioè gli inferi sono il luogo nel quale le anime attendevano Gesù. Ci sono delle letture molto belle il sabato santo. Erano chiuse, che dicono appunto le porte degli inferi, anche i salmi, le porte degli inferi che sono state divelte dalla passione per la prima volta da Gesù Cristo. Per la prima volta, perché i cieli erano chiusi. Chiusi non perché Dio li ha chiusi sdegnati, i cieli erano chiusi perché l'uomo volontariamente è voluto uscire dal cielo. Di fatto il peccato è questo, è rompere la comunione con Dio. Il cielo che cos'è? È il simbolo della comunione con Dio. Quindi l'uomo con il peccato ha rifiutato la comunione e quindi si è sbarrato la strada. Non è che Dio ha cacciato nessuno. Che Dio sarebbe? Che padre sarebbe uno che ti butta fuori di casa?
è il figlio che va fuori di casa, come infatti nel Vangelo di Luca racconta la parabola del figlio al prodigo. Quindi la discesa agli inferi è Cristo che è rialzato dalla morte e che il primo atto che Cristo fa è quello di andare a liberare i prigionieri. Infatti nelle icone di cui ti dicevo, le icone della discesa agli inferi, normalmente hanno proprio Gesù che prende per mano Adamo ed Eva, che rappresentano l'umanità intera e che vengono liberati, ci sono delle icone molto belle perché proprio si vede la vigoria di Gesù che libera Adamo ed Eva e che, ecco, che sono la forma di tutta l'umanità che finalmente ritrova la via della comunione piena con Dio. Questo è il venerdì santo, il sabato, in verità il giorno della discesa agli inferi è il sabato. Esatto, mi hai fatto dire la discesa agli inferi. E come descrive Gesù Cristo gli inferi, l'inferno? C'è una descrizione? Nel Nuovo Testamento Gesù parla di un fuoco, tutto il Nuovo Testamento, di un fuoco che brucia. Quando Gesù parla della Geenna, che vuol dire? Questo ci tengo che tu lo spieghi. Ma la Geenna era un fossato, un luogo che intorno a Gerusalemme, nella quale venivano bruciati i rifiuti. Per cui c'era sempre questo fuoco a Gerusalemme, questo evidentemente cattivo odore di questo fuoco che bruciava le cose che andavano distrutte. Ecco. E quindi Gesù, prendendo l'immagine della Geenna, di questo fuoco inestinguibile, questo parla di fuoco inestinguibile, lascia intendere comunque di un luogo nel quale c'è un tormento. Qual è il tormento? L'essere separati da Dio. Questo è l'inferno, no? Che è il risultato di una scelta caparbia di una persona che fino all'ultimo, sapendo che Dio è amore, sapendo di Dio, coscientemente, totalmente, lo rifiuta fino all'ultimo istante della vita. Allora l'inferno non è altro che la terribile ratificazione per l'eternità del rifiuto di Dio. Noi speriamo, ecco, che l'inferno sia vuoto, questo è un desiderio, no, che noi abbiamo, ma di questo noi non sappiamo, perché bisogna prendere molto sul serio la libertà dell'uomo. Come siamo liberi di fare il bene, siamo tragicamente anche liberi nella possibilità di fare il male. Quindi non va banalizzato. Diciamo che l'annuncio cristiano non è la paura dell'inferno, ama Dio per paura dell'inferno, perché noi non amiamo per paura, cioè non è la paura che ci converte, non è il timore. L'annuncio cristiano è: Dio ti ama, Gesù è risuscitato e ti ha aperto le porte degli inferi. Questo è l'annuncio che cambia la storia e che cambia i cuori, capito? E c'è però la possibilità di rifiutare questo annuncio, questo amore. Però più importante è l'amore. Più importante è l'amore. Quindi Gesù, l'oggetto del regno di Dio, è l'annuncio dell'amore del Padre. E poi certo c'è la tragica possibilità di rinunciare a questo annuncio, a questo amore. Questo lo vediamo nella vita, è possibile sempre, è possibile per tutti. L'uomo, io prego sempre che appunto, persevera, purtroppo che l'uomo persevera sia vuoto, nel perché peccato, perché questa è una buona notizia per tutti, capisci? Quindi sabato Gesù appunto scende agli inferi. Scende agli inferi. Il sabato è il giorno del silenzio, nel quale la fiamma della fede, la debole perché non debole, la forte fede di Maria, ma debole perché piccola, questa piccola donna con la sua fede è la fiammellina che resta accesa nel buio del mondo. Il sabato è il sabato di Maria. Maria attende certa che Dio non l'ha tradita. Maria è certa, la madre è certa che Dio non avrebbe abbandonato suo figlio agli inferi, che in qualche modo la parola di Dio, la promessa di Dio si sarebbe compiuta. Ecco perché il sabato santo è il sabato della fede di Maria e della discesa agli inferi del figlio. E poi finalmente la notte di Pasqua, l'annuncio della risurrezione di Cristo. Cristo è realmente risorto. Questo è un fatto.
è un fatto, no? È un fatto. Sì, è un fatto di cui sono testimoni gli apostoli, sono testimoni i tanti ai quali Gesù è apparso, con i quali si è intrattenuto, con i quali ha mangiato, ha celebrato ancora la sua Pasqua. Gli apostoli hanno visto la risurrezione di Gesù Cristo. Hanno visto, hanno mangiato con Gesù, hanno parlato con Gesù, ma sono testimoni oculari. Per noi fa fede questa testimonianza oculare di chi ha visto, ha ascoltato, ha toccato, ha mangiato con lui, e fa fede il fatto che questo incontro con il risorto ha cambiato la vita di questi 12 uomini, 11 anzi, poi con il sorteggio nuovamente 12 per San Mattia, che è stato tutti gli accolto 11 di hanno solito. Visto la risurrezione di tutti Cristo. Tutti gli 11, anche Mattia, 12, ma anche 12. In realtà più di loro, molti più degli apostoli. Dice, le scritture dicono più di 500 fratelli hanno visto Gesù che è apparso. Il cambiamento di vita, la possibilità che queste persone, che erano così paurose, così timorose, così umane, permanendo nella loro umanità, però hanno potuto portare l'annuncio di Gesù sfidando la paura della morte, capito? Quindi solamente un incontro può cambiare una persona e farla diventare coraggioso oltre il timore. Quindi è chiaro che loro hanno incontrato Gesù risuscitato, che gli ha dato la forza di annunciarlo. Hanno incontrato Gesù risuscitato e hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo per poter adempiere la loro missione. Quindi noi ci immergiamo nella morte, nella passione, nella morte, nella discesa agli inferi, ci lasciamo anche noi, perché gli inferi restano dentro di noi sempre. Gli inferi sono quella propensione al male che resta in noi nonostante. E poi ci lasciamo trascinare dal canto dell'Alleluia che annuncia la fede della Chiesa. Cristo è risorto, è veramente risorto. E questo è il triduo pasquale. Sì, però 2 secondi li prendo ancora. Certamente, Roberta. Perché la parola che tu hai letto dice che Gesù ha desiderato ardentemente. Ecco, io vorrei dire che Gesù, il desiderio di Dio è fare comunione con noi, che Dio ha mandato suo figlio perché desidera stare con noi, e che il desiderio di Gesù è quello di essere nostro amico, di venire a servire la nostra vita. Troppo poco riflettiamo su questo incipit: ho desiderato ardentemente celebrare la mia Pasqua con voi. Che cosa desidera Dio? Dare la vita per me. E amarci all'infinito. Questo c'è sempre troppo poco. Invece lui, il triduo inizia così: ho desiderato ardentemente. La preghiera di Gesù al Monte degli Ulivi è il suo arresto. Uscì e andò, come al solito, al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza e disse loro: perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione.
mia, ma la tua volontà. Però Gesù ha avuto paura, perché Gesù era anche un vero uomo. Innanzitutto un vero Dio, che sia chiaro. Gesù era il Dio, il nostro Dio. Un vero uomo, quindi ha sofferto su Roberta. Non è che vero Dio gli hanno uomo. Alleviato dei Gesù, dolori. No, Gesù ha salvato l'uomo perché ha vissuto pienamente da uomo e ha vissuto tutto quello che ogni uomo vive, eccetto il peccato. Quindi nel Getsemani l'orrore che Gesù ha provato contiene e sorpassa in una maniera per noi difficilmente comprensibile ogni dolore, ogni sofferenza, ogni Getsemane umano. Perché? Perché Gesù vive la piena comunione con il Padre, per cui il doversi sottoporre, portare su di sé quello che è la massima separazione da Dio, che sarà poi appunto la croce, è un orrore che per noi è difficile da comprendere, perché nel Getsemani il Signore di fatto dice amen alla sua missione che fin dall'eternità ha accolto, ed è una missione che lo porterà alla massima separazione dal Padre. Ora, solamente chi ama davvero concepisce l'orrore della separazione dall'amato, e solo Gesù è l'unico pienamente in comunione con il Padre. Quindi lui vive il dramma della separazione dal Padre come nessun uomo, né tutti gli uomini insieme potranno mai viverlo con questa intensità. Quindi il Getsemani per Gesù è stato il momento nel quale ha portato il dramma della separazione di tutti gli uomini dal Padre. E questo è l'orrore, questo è il dolore che lui ha provato. Nel Getsemani di Gesù ci sono tutti i nostri Getsemani, che lui capisce bene, che lui comprende bene. Perché in quella dinamica, quando lui può dire non la mia ma la tua volontà, lui è il nuovo Adamo che afferma con una potenza ben superiore al primo che si fa la volontà di Dio, nella quale c'è la nostra forza e la nostra pace. Perché Adamo invece disse il contrario: faccio la mia volontà e non la tua. E allora nei nostri Getsemani noi siamo sempre lì tra il primo Adamo e il secondo Adamo, tra il peccato che in noi dice fai la tua volontà perché tu ne sai più di Dio, perché in fondo Dio è un vecchio signore bizzoso che chissà quello che ti chiede e in fondo è invidioso di te, della tua libertà, e Gesù, lo spirito di Gesù che abbiamo ricevuto, che invece testimonia che la volontà di Dio è la nostra pace, che la volontà di Dio è sempre il nostro bene, perché Dio è nostro Padre. Allora in noi c'è sempre questa battaglia. Gesù è venuto a regalarci lo spirito di chi questa battaglia l'ha vinta. Perché nel Getsemani, guarda, dal Getsemani in qua Gesù è un gigante, Gesù è il protagonista della passione. Questo si vede meglio nel Vangelo di Giovanni, dove la narrazione tutta è costruita proprio con Gesù che è il protagonista, non è la vittima, ma è il protagonista della passione, sta in piedi sulla passione. Dopo il Getsemani, quando Gesù dice il suo Amen, Gesù è saldo e va dritto con il volto duro, dice il Vangelo di Marco, indurito, cioè pieno di questa volontà di fare appunto la volontà del Padre. Allora il Getsemani è la storia dell'uomo e la storia di Dio. Quanti sono nel Getsemani di questo tempo storico, no? Scelgono di rimanere nel Getsemani, Roberta? Guarda, io su questo... È un momento questo molto difficile. Su questo io penso che il Getsemani è il risultato della fragilità dell'uomo, anche di quella fragilità che è il peccato. In fondo, guarda, quando Gesù muore e dice Padre perdonali perché non sanno quello che fanno, il Signore afferma che noi siamo
come dire, non voglio dire una parola brutta, no? Però corti di mente, diciamo così, cioè noi non ci rendiamo mica conto. Se noi ci rendessimo davvero conto di che cosa sia il peccato, probabilmente non peccheremmo, ma noi siamo così, siamo deboli. E in questa debolezza ci viene incontro, è dovuto morire Dio per ricondurci a Dio. Quindi la nostra è una debolezza che Dio stesso non giudica, Dio stesso viene a risolvere. Il Triduo Pasquale è l'evento di un Dio che non viene a giudicarmi ma viene a salvarmi. Ecco, questo secondo me è importante. Nel Triduo, nell'esperienza del Getsemani, io vorrei anche dire una cosa, sai? Ma certamente tutto, Roberta. No, beh, siamo qui. Mentre Gesù porta su di sé la separazione e il dolore di tutto il mondo, i suoi amici dormono. Questo perché nella storia di ognuno di noi, quando noi siamo nella sofferenza, solamente Dio resta sveglio nel nostro cuore ed è capace della comprensione di noi. Perché tante volte noi non sappiamo stare accanto alle persone che soffrono come chi, quando soffriamo noi, gli altri non sanno starci accanto. E questo provoca ulteriore sofferenza, questo provoca giudizi, divisioni. Ma noi dobbiamo anche arrenderci a un fatto, che nessun uomo e nessuna donna può davvero comprendere il nostro dolore ed è capace di portarlo. Possono starci accanto, possiamo stare accanto, che già è molto, ma solamente Dio può risolvere il dolore nel nostro cuore. E questo, secondo me, sapere questo è grande, fonte di grande anche pace, senza rivendicazioni, senza tu non mi sei stato accanto, quando avevo amicizie che si rompono. Non è possibile all'uomo in ultimo stare accanto, però Gesù sì, perché lui conosce quella lotta. Ecco, Gesù perdonali perché non sanno quello che fanno. Il rinnegamento di Pietro. Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse: «Anche questi era con lui». Ma egli negò dicendo: «O donna, non lo conosco». Poco dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei uno di loro». Ma Pietro rispose: «O uomo, non lo sono». Passata circa un'ora, un altro insisteva: «In verità, anche questi era con lui, infatti è Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». E uscito fuori, pianse amaramente. Ti adoro, Redentore, di spine coronato, per ogni peccatore sei stato condannato. Ti adoro, Gesù buono, schernito, schiaffeggiato. Tu
Pietro. Pietro. Povero Pietro. Povero Pietro, poveri noi, Pietro è ognuno di noi. Appunto. Guarda, questo racconto, questa narrazione da Luca contiene una chicca, una perla enorme. Intanto, tutti e quattro i Vangeli riportano il rinnegamento di Pietro. Pietro non ha fatto nulla perché fosse evitato questa narrazione così umiliante per lui, così come la Chiesa primitiva, non hanno fatto nulla per tacere questo scandalo del loro capo, vigliacco. Questo vuol dire che è importante, era così importante far comprendere che Pietro vive della misericordia di Gesù, non per sua virtù. Pietro è Pietro perché Gesù lo ha perdonato. E la Chiesa allora si regge su un pilastro, su un uomo che è testimone della misericordia di Dio. Non per sua forza, ma per la misericordia di Dio. Quindi Pietro è il garante del perdono di Dio, prima di tutto, tutti e quattro gli evangelisti. L'altra cosa è che il povero Pietro rinnega Gesù, ma in fondo, quando lui dice che non lo conosce, lui dice qualcosa di vero, perché non avrebbe mai pensato Pietro di vedere Gesù lì accusato davanti, siamo nel Sinedrio, perché siamo nel cortile del sommo sacerdote dove si riunisce il sommo sacerdote, il Sinedrio, per giudicarlo. E Pietro veramente non conosce questa versione inedita di Gesù, potremmo dire. Non l'avrebbe mai immaginato. Mai immaginato. E quindi dice del vero, Pietro, quando afferma io non lo conosco. Dice del vero assolutamente. Così come ognuno di noi davanti allo scandalo di una croce nella propria vita deve nuovamente conoscere Gesù in una forma nuova. L'altra cosa molto bella, ed ecco il centro, anche il canto, no, di Michele Maurizio, diceva Gesù che ha amato chi lo ha flagellato, ma ha amato Pietro che lo ha rinnegato. Allora, gli ultimi versetti che tu hai letto mostrano Gesù che si volta verso Pietro e lo guarda, lo fissa, e Pietro si ricorda di quello che Gesù gli aveva detto del gallo e piange amaramente. Tanto il fatto che Gesù si volta verso Pietro mentre lo portano via vuol dire che Gesù sapeva benissimo dov'era Pietro. Vuol dire che Gesù nel dramma del processo del Sinedrio non ha dimenticato Pietro, ha continuato a pensare a Pietro e non a sé. E sapeva dov'era perché si è voltato e l'ha trovato, sapeva dove fosse. Poi questo sguardo, ecco, questo incontro è bellissimo, alcuni pittori l'hanno ritratto in maniera eccezionale. Lo sguardo di Gesù che incontra Pietro. Che cosa ha visto Pietro in questo sguardo? Ma sai, per i moralisti di tutti i tempi magari ha visto... No, non è così. Quello che ha visto Pietro ha visto un'infinita misericordia. Questo ha fatto sì che Pietro si salvasse. Pietro nello sguardo di Gesù ha visto la misericordia, ecco perché ha potuto piangere della propria fragilità, ma non si è sentito vinto dall'umiliazione di ciò che aveva compiuto. Lo sguardo di Gesù è uno sguardo che non ha condannato Pietro, gli ha restituito la verità del suo peccato attraverso la misericordia. Questo incrocio di sguardi che ci pone anche noi in fondo in questa corrente di sguardi tra Pietro, la Chiesa, e lo sguardo del Signore, che fa cogliere anche a me nella mia vita di essere dentro questa corrente di misericordia guardata con amore. E allora questo permette a me di cogliere la drammaticità del mio peccato, certamente, alla luce della misericordia. Perché quello che dicevo prima, non è il castigo che converte, non è la paura del castigo che ci fa diventare migliori. È l'incontro con un amore dal quale ci sentiamo amati, che ci fa diventare migliori, e quindi non vogliamo perdere questo amore, abbiamo timore di perdere l'amore. Quindi questo sguardo di Gesù che si fa incontrare da Pietro, che Gesù è Gesù che vuole incontrare, che cerca anche qui,
È lui che cerca Pietro, non è casuale. Gesù si volta verso Pietro e che restituisce a Pietro la possibilità di ripartire nuovamente. Quello sguardo che Giuda non ha incontrato, perché non si è lasciato incontrare da Gesù, è andato oltre. Pietro comunque anche da lontano, da poveraccio, però Pietro non l'ha lasciato il maestro, non è andato altrove, è rimasto comunque anche a rinnegarlo, ma vicino al Signore. Giuda no, noi non sappiamo il destino di Giuda, lo conosce Dio, non sappiamo se Giuda si sia salvato all'ultimo istante, questo non c'è dato conoscerlo, le scritture non lo dicono. Però certamente, ecco, noi sappiamo che Pietro ha potuto accogliere il perdono di Dio perché comunque gli è rimasto vicino, anche di nascosto, anche con paura di essere annoverato fra di loro. Ecco perché nella nostra fragilità, con tutte le debolezze, però non smettere di desiderare Dio. Un po' come ha fatto Pietro. Quanta misericordia, quanto amore. Sì, ecco. Salva il mondo l'amore, non la paura del castigo. La crocifissione di Gesù. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figli di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci, perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?» Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due che erano malfattori. A te la parola. No, devi continuare a leggere. Ah, continua a leggere. Ho bisogno, scusa, del buon ladrone. Ecco. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso». Alla croce di Gesù.
C'eri tu. Sono dei passi, dei versetti difficili, Roberta, questi. Dio e ci sono fatto varie uomo interpretazioni. Che muore, direi che è più che difficile. Appunto. sì, io vorrei centrare però l'attenzione sul ladrone, sul malfattore, quello che è passato alla storia come sei tu la il mia buon guida ladrone. E la nostra guida, infatti. Sì, mi interessa questo perché è chiaro che Gesù che è crocifisso, che muore in croce, è circondato da sentimenti più differenti. Chi lo sta sfidando, come per tutto il suo percorso verso Gerusalemme, dimostraci che sei il figlio di Dio. E quindi la sfida, dacci un segno, è un po' il grido dell'uomo di tutti i tempi, Dio dacci un segno, dammi un segno, scendi dalla croce. E poi ci sono coloro che lo hanno amato, la madre con le donne, ecco, quindi ci sono sentimenti i più differenti, ognuno di noi può immedesimarsi in chi è sotto la croce. Ma con Gesù in croce ci sono due malfattori. Noi non sappiamo se fossero innocenti, che cosa avessero fatto. Certo, qualcosa hanno fatto perché uno dei due dice: noi siamo qui perché dobbiamo pagare, scontare le nostre colpe. Però parlavamo prima all'inizio della trasmissione degli inferi, del paradiso, dei cieli. Ecco, il primo ad entrare in paradiso, il primo a varcare la porta dei cieli con Gesù è un ladro. Addirittura. Allora i padri della Chiesa sono geniali quando dicono che il ladro, che quest'uomo che è stato ladro per tutta la vita lo è stato fino all'ultimo istante, perché ha rubato il paradiso all'ultimo momento della sua vita, Gesù. Ed è molto bella questa cosa. Cioè, noi sappiamo che l'unico, a parte Gesù e a parte la Vergine Maria, chiaramente, con certezza, chi sappiamo che è in paradiso è un ladro. Perché Gesù gliel'ha detto. Questo è incredibile. Beh, gliel'ha detto Gesù, non faccio altro che ripetere le parole di Gesù. Oggi sarai con me in paradiso. Quindi noi con certezza sappiamo, anche di altri, no? Pensiamo a Giuseppe, lo sposo di Maria. Però del ladrone Gesù è l'unico di cui Gesù dice: oggi sarai con me in paradiso. Sappiamo con certezza che è salvo perché gliel'ha detto Gesù. Questo mi riguarda, questo ti riguarda, riguarda ognuno di noi. Ognuno di noi in fondo è ladro, è un ladro della vita, vuole Siamo rubare tutti la vita. Ladri. Ma sì, vogliamo rubare la vita per noi stessi, vogliamo accaparrarci la vita, accaparrarci le cose. Siamo un po' tutti dei ladri, dei malfattori, appesi a una croce, perché poi la vita ci chiede il conto alla fine, capisci? E il fatto che proprio a questo uomo malfattore Gesù regali il paradiso, ma questa è una fonte di grande speranza per noi. È anche bello quest'uomo che non si difende, cioè non è che sta davanti a Gesù né accusandolo come fa l'altro malfattore, né anche accampando scuse su se stesso, cioè è uno che non si difende. Non ha niente da cui difendersi davanti a Dio e però chiede misericordia. In fondo io penso che la vita ce la giochiamo anche all'ultimo istante, l'ultimo barlume di lucidità nel chiedere misericordia al Signore. Il Signore ci aspetta lì. Ecco, io di questo sono convinta, ma non perché sono romantica, ma perché la Scrittura lo afferma, perché l'esperienza di Gesù che muore e che promette al ladrone il paradiso mi autorizza a credere questo con assoluta certezza. Facciamo sempre in tempo, quindi, ma perché grazie al Signore, diciamo. Sì, diciamo che non ci dobbiamo dormire, ma non perché intanto non sappiamo se abbiamo coscienza dell'ultimo istante, come moriremo, ecco. E poi perché si vive male lontano dal Signore, quindi per questo
è bene affrettarsi, perché si vive male senza, ecco, ma non per timore, ma proprio perché rinunciare a star bene quando, no? Quando si può vivere in pace, che non vuol dire non avere croci, non avere difficoltà, però vuol dire affrontarle con un amico, con Gesù, con un senso nelle cose che accadono, il senso della fede. Grazie Roberta. Allora, adesso io leggerò la morte di Gesù e la sua sepoltura, poi ci sarà il canto e l'intervento di Roberta e poi chiuderemo questa prima parte con un vostro canto, scegliete voi, va bene? La morte di Gesù e la sua sepoltura. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio, dicendo: «Veramente quest'uomo era giusto». Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fino dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della Parasceve, e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto. Consolazione a chi conobbe dolore e morte, ho visto colmare abissi con un abbraccio riconciliante, ho visto una croce infissa dove il perdono si fece sangue. La strada si è fatta folla, il monte pietra dell'agonia, cielo si è fatto tenda della promessa e della memoria, la voce si è fatta grido, le mani preda della follia, il corpo si è fatto pane per tutti gli uomini senza storia. Io non ho più paura, vedo scende la valle e consola la grande pianura, e sospinto alla foce sopra un legno crudele, condivide la sorte di ogni creatura davanti. Ti sei piegato le tue mani nel legno.
passi molti, molto difficili anche questi, Roberta. Ma non è l'ultima parola. No. Gesù muore e porta a compimento il destino di ogni uomo, quel passaggio nel quale ciascun uomo è da solo. Ora nessuno di noi è solo in quel passaggio ultimo che è la morte. Quello che ci spaventa è l'essere soli, la solitudine, l'annientamento, ma questo l'ha vissuto Gesù adesso, fino al punto estremo, anzi proprio della sepoltura, no? La sepoltura quando viene posta la pietra, la lapide, ecco, tutto è finito davvero, no? E anche Gesù ha voluto fino in fondo, dicevamo prima, vero uomo, ha voluto fino in fondo condividere la sorte mia, la sorte tua, la sorte di ogni uomo che è stato e che sarà. E perché questo è morto per noi. Per noi e perché nessuno di noi resti e sia solo nella morte, nella sepoltura. In quel sepolcro Gesù ci è passato prima di noi e l'ha reso transito, passaggio. Ecco, perché Cristo nel sepolcro non è rimasto, ma è risuscitato. Vana sarebbe la passione e la morte se non vi fosse la risurrezione. Il triduo va alla risurrezione. Noi andiamo verso la Pasqua, non andiamo verso il Calvario, non finisce con il Calvario. Noi andiamo verso la Pasqua. A volte, sai, di solito alle processioni del Venerdì Santo c'è sempre tanta gente perché il dolore ci è familiare. La notte di Pasqua sono molto di meno i cristiani che celebrano la veglia di Pasqua, perché abbiamo meno familiarità probabilmente con la buona notizia. Ecco perché la Chiesa non deve stancarsi, ecco perché anch'io, no, non mi stanco mai di dire ma Dio ci ama, ma Dio è risuscitato, è più importante, è l'unica cosa da sapere. Poi si rilegge tutto il resto, ma questo è il messaggio che conta. E quindi è vero, si passa, il Venerdì Santo lo conosciamo bene e continueremo a conoscerlo fino alla fine dei tempi, ma la risurrezione getta una luce su ogni Venerdì Santo. L'ultima parola non è la morte, perché Cristo è risuscitato. L'ultima parola non è la morte, è a voi appunto la chiusura di questa prima parte. Ci vediamo nella seconda però, non andate via. Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, forse la spada.
Quello del capello è un mondo complesso che sempre più necessita di formazione, metodo e conoscenza. Non sapete quale prodotto utilizzare? O quale sia il prodotto più adatto? Io vi aiuterò in questo. Si farà un'analisi dettagliata con la microcamera sia della cute che del capello. Vi verrà fatta una scheda cliente dove da lì prenderemo tutti i vostri dati e mese per mese seguiremo l'evoluzione e l'avanzamento del trattamento. Abbiamo sviluppato inoltre un modello di consulenza digitale creando un profilo personale. Offriamo un servizio di vendita diretta con consegna, un supporto all'utilizzo domestico del prodotto. Contatta direttamente il nostro salone o segui la pagina Marta Taglioni Spa per Capelli. Marta Taglioni, la vostra spa per capelli. Natura e salute, le migliori soluzioni per la vostra bellezza. I capelli sono uno degli elementi del nostro corpo con cui comunichiamo di più. Il colore poi è il tema d'eccellenza. Ma agenti chimici aggressivi spesso rovinano il capello e creano sensibilizzazioni cutanee. Per questo naturalmente crea due soluzioni di colorazione. Tone & Color è la nostra colorazione vegetale. La sua caratteristica è di essere composto da olio di jojoba, olio di ricino, oli essenziali di arancio, acido oleico ed è privo di sostanze petrolchimiche. Non abbiamo nickel né parabeni, in quanto l'olio è un grandissimo conservante di esso. Ora vi racconto del trattamento Color Plant Flower. Stiamo parlando di piante, foglie, radici essiccate e micronizzate, le quali vengono attivate semplicemente con dell'acqua calda ed il succo di agrumi. Il trattamento di colorazione Color Plant Flower è realmente una colorazione 100% biologica. Le caratteristiche di questi due trattamenti che maggiormente stupiscono sono quello di essere anallergici e ricostruttori del capello. Marta Taglioni, la vostra spa per capelli. Natura e scienza, la soluzione per la nostra bellezza. La tomba vuota. Il primo giorno della settimana, al mattino presto,
essi si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli e tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto». Alleluia, alleluia, alleluia. Cristiani, udite il Gaudio, oggi dai morti splendido. Cristo è risorto a gloria. Alleluia, alleluia. Questa pessima abitudine ancora di cercare tra i morti colui che è vivo. Questa parola è una parola che si compie ogni volta in noi, perché siamo sfidati, no, a credere che un morto è tornato vivo, non solo vivo ma glorioso. Per cui quello non che è facile, non è facile. Perché noi abbiamo nel cuore l'esperienza cosciente più della morte, no? Che non della risurrezione. Invece, ecco, gli angeli continuano a dire, in questo caso è la Chiesa, no? Che continua a dire: ma perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Questo è l'annuncio che cambia la storia personale e la storia degli uomini. Ecco, io mi colloco qui anche quest'anno, no? In questa Pasqua, che mi colloco proprio nella necessità di ascoltare continuamente questa esortazione e questa parola certa: non cercare tra i morti Gesù, perché Gesù è vivo, è risuscitato. Questo è anche l'augurio per tutti, anche per te, per Michela, per Maurizio, di non cercare tra i morti colui che è vivo, perché Cristo è risuscitato. Cristo quindi è risorto. L'apparizione agli apostoli e l'ascensione di Gesù. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati?
E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo, mostro loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, ed ecco io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lontano, lodando Dio. Gioia del cuore, Gesù Signore, nel suo regno ci condurrà. Per lui è morto, per noi risorto, dalla morte ci salverà. Con noi nel pianto, con noi nel canto, lui dalla croce dona la pace, vita sempre, alleluia. Con lui vittoria, con lui la gloria, oltre la croce splende la luce, gioia per sempre, alleluia. Quanti San Tommasi ci sono? San Tommaso. Sant'Agostino dice: meno male che Tommaso ha messo il dito nella piaga del Signore risorto, perché l'ha fatto per ognuno di noi, perché noi siamo certi che colui che ha risuscitato è anche lo stesso che era morto in croce. E quindi questo gesto è il gesto che permette a ognuno di noi di vedere la continuità. Davvero, colui che è morto è veramente colui anche che è risuscitato. Quindi, meno male Tommaso, che era assente, che 8 giorni dopo, sempre di domenica, il giorno dell'Eucaristia, Gesù torna a trovare i suoi. E quindi questo gesto di Tommaso è il gesto che Gesù permette, che asseconda, proprio per confermare la fede di ognuno di noi. Ecco. E poi l'ascensione al cielo, l'ascensione che non conclude il tempo pasquale, perché il tempo pasquale si conclude con la Pentecoste, ma con l'ascensione si conclude il tempo della vita, delle apparizioni, il tempo nel quale il Signore si intrattiene con i suoi dopo la risurrezione. E il momento dell'ascensione è il momento nel quale Gesù, il Verbo incarnato, torna al Padre e siede alla destra del Padre. Cioè è il momento nel quale ora è la Chiesa, ora sono gli Apostoli che
rendono presente, in unione con il Cristo che siede alla destra del Padre, rendono presente la salvezza mediante la predicazione, poi la Pentecoste, il dono dello Spirito Santo, e questa salvezza ora finalmente noi possiamo contemplare, come fece Stefano di lì a poco, i cieli aperti e la gloria di Gesù alla destra del Padre. Come dicono le scritture, infatti abbiamo iniziato con le scritture, con il profeta Isaia, anche noi abbiamo fatto un percorso attraverso la Sacra Scrittura, tutto quello che le scritture hanno annunciato di Gesù si è compiuto. Qual è l'augurio per questa Pasqua, per questa Santa Pasqua, una Pasqua non facile, anche questa Pasqua piena di paure? Non c'è mai una Pasqua facile. Ma questa è una Pasqua difficile, perché abbiamo, insomma, no? Allora, c'è la guerra, ci sono tante cose, è una Pasqua nuove difficile, che ci stanno piena proponendo, di paure. Insomma. Piena di paure. L'augurio ancora è quello di cui accennavo prima, di non cercare tra i morti colui che è vivo, di posizionare la nostra vita nella fede della Chiesa, che annuncia la risurrezione di Gesù. La morte non è l'ultima parola. Quindi il mio augurio è di vivere così come ci troviamo, il Triduo Pasquale, anche la possibilità di vivere le celebrazioni del Triduo, per fare anche noi questo passaggio. La Pasqua vuol dire passaggio, no? Da morte a vita. Cioè, anzi, la morte ci trascina, la vita ci trascina fuori dalla morte. Questa è la Pasqua. E allora il mio augurio è questo, di fare questo passaggio, che Cristo non trovi in noi resistenze e quindi che possa farci Lui fare Pasqua. Lui è la nostra Pasqua, perché non cerchiamo tra i morti colui che è vivo. Quindi una santa Pasqua, e cerchiamo Gesù vivo? Perché Gesù ci ha già trovati vivo. Suor Roberta Vinerba, teologa, direttore Istituto Superiore Scienze Religiose Assisi, grazie di cuore. Grazie a te, grazie a voi. Una santa Pasqua di cuore, ovviamente una santa Pasqua a te, Michela Seppoloni, Maurizio Vignaroli, musicoterapisti che ci avete accompagnato in questa seconda puntata anche dedicata alla Pasqua. Veramente grazie di cuore, e chiudiamo, grazie a voi, con il vostro canto. Regina Celi, letare, alleluia, qui acque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia. Il programma è presentato da